Ciao a tutti, in questo nuovo video vedremo come installare le leve sul manubrio. Parlo di un gruppo Shimano, in questo caso è lo Shimano 105, ma comunque l'operazione è praticamente identica per anche i gruppi superiori nella gamma. Vediamo quindi come fare a posizionare perfettamente la posizione suggerita e per far sì che soprattutto siano una uguale all'altra come posizione, che è veramente importante. Vedremo poi come infilare i cavi, visto che quando si comprano le leve possono arrivare anche senza cavi già installati, dipende, a volte arrivano con cavi installati, a volte senza. Comunque far passare il filo è veramente un'operazione semplice. Questo video può essere utile anche per chi desidera cambiare le manopole in gomma delle impugnature, perché è un'operazione che richiede prima di smontare la leva dal manubrio, altrimenti la manopola non passa. Quindi vediamo come fare, sarà un'operazione comunque molto semplice. Ecco, qui vediamo una leva, in questo caso la sinistra, ma è del tutto uguale con la leva destra. Quindi vediamo innanzitutto per togliere e eventualmente sostituire la manopola in gomma, occorre sollevarla dall'anteriore e rivoltarla in questo modo, sfilandola. Viene via molto facilmente. Ora non lo faccio perché non ho bisogno, questa è una leva nuova. Allora fate attenzione quando le posizionate la nuova manopola, perché ci sono questi, diciamo, piccoli incastri che si incastrano con il corpo in plastica della leva. Devono essere perfettamente in sede in modo che poi la manopola non si muova. Potete verificare che sia perfettamente a filo, vedete che quando è infilata correttamente. Per installare le leve al manubrio abbiamo chiaramente la fascetta. La fascetta è stretta da un bullone che viene in questo senso. Per stringerlo dobbiamo sollevare la leva invece dal fondo. Qui dal fondo fate attenzione che è molto stretta, quindi per evitare di strapparla arrotolatela così molto a ridosso del corpo come se fosse un calzino. Guardate che piano piano, quindi senza salire molto qua, ma tenendola sempre ben aderente, vedete che abbiamo scoperto il bullone per stringere la fascetta. Quindi ora con la leva così possiamo montarla sul manubrio. Ho allargato il più possibile il bullone in modo da allargare la fascetta. Addirittura l'ho svitato, ma non è un problema reinserirlo. Questa piastrina deve essere dritta in questa posizione. Procediamo a infilare la leva. Andiamo appena appena appoggiare, quindi stringere pochissimo la leva in modo da avere una certa libertà di movimento per fare le regolazioni. E quindi andiamo a posizionare la leva. Allora, primo allineamento da fare è l'altezza. Allora, non fate caso al fatto che qui sembra che si formi un gradino, perché come vedete, innanzitutto, quando poi rivolterete, risistemerete la manopola al suo posto, farà spessore. E inoltre ricordatevi che poi il manubrio andrà nastrato e una spira del nastro andrà a chiudere un po' questo spazio, quindi probabilmente ora davvero leva un po' bassa, ma non di tanto, quindi possiamo vedere che così è già una buona posizione. Quindi verificate che il piano di appoggio sia parallelo al terreno. Potete anche provare l'impugnatura come se foste sulla bici per vedere che sia comoda. Direi che questa posizione per me è ottimale.
Procediamo quindi all'allineamento, l'allineamento in senso orizzontale. Allora, il corpo della leva deve essere allineato con la verticale del manubrio, non la leva che è fatta apposta per sporgere fuori per essere comoda nella cambiata in presa bassa, ma il corpo della leva deve essere parallelo. In questo caso vedete che tende leggermente verso l'interno, come l'ho messo io, quindi lo spostiamo di pochissimo verso l'esterno per essere perfetto. A questo punto, in questa posizione, stando attenti a non muoverla, andiamo a stringere definitivamente la leva. Quindi ho risollevato la manopola e vado a stringere la leva. La stringiamo con la dinamometrica per non forzare troppo, 4 Nm. Prima leva montata. Poi il trucco per fare la seconda leva perfettamente uguale è semplicemente quello di misurare la distanza da la fascetta con un metro flessibile fino alla fine del manubrio e posizionare l'altra alla identica altezza. La misura, l'ho bloccato al metro che lo terrò buono per la parte sinistra. Misuro la distanza, l'ho posizionata a occhio, vedete che è leggermente più in alto di pochissimo, quindi l'abbasso di questi 2 o 3 mm. Alcuni manubri, non questo che è un modello base, hanno una serigrafia stampata nella zona dove approssimativamente andrà la fascetta con una scala graduata. È molto comodo per montare le leve perché una volta fatta la posizione di una, senza prendere alcuna misura, basta posizionare la fascetta dell'altra leva nella stessa identica tacca serigrafata. In questo caso questo manubrio non ha questa comoda caratteristica e abbiamo dovuto misurare così a mano. Vediamo ora come infilare i cavi. Nel caso come il mio, in cui le leve non arrivino con i cavi già installati, allora scoprite bene la leva. Vedete che questo buco è il foro dove va infilato il cavo. Fate attenzione a infilarlo dritto nella direzione in cui poi si avvolge sulla puleggia e non nella parte superiore. Prima di fare questo, scaricate completamente la leva, quindi come se fosse sul pignone più piccolo, finché non fa più clic. Quindi non in questo caso, dovete mandarla indietro tutta. Vedete che dalla parte opposta abbiamo questo coperchietto protettivo che dobbiamo temporaneamente sollevare per far passare più facilmente il cavo attorno al rocchetto di avvolgimento. In questo modo. Poi tirate completamente il filo. Torniamo da questa parte.
Vedete che la testa del filo deve entrare bene da sotto così, e tirando deve entrare perfettamente in sede in questo modo. Ora, se noi proviamo a tirare, vedete che viene avvolta dal meccanismo del cambio, mentre se facciamo all'opposto viene scaricato, vedete? Andiamo a riposizionare la placchetta protettiva in plastica. Ora quindi il cavo passa in questa sede, metto la placchetta che ha dei piccoli piedini dove si incastra, sta perfettamente in sede, poi con la manopola in posizione. Il cavo posteriore del cambio posteriore è installato. Con la manopola in posizione possiamo testarne facilmente il funzionamento tenendo leggermente teso, cambiando, vedete che lo tira, mentre così me lo rilascia, quindi funziona perfettamente. L'operazione è del tutto analoga per la leva sinistra del radiatore. Come vedete anche qua c'è la piastrina in plastica da sollevare per consentire un più facile passaggio del cavo e dalla parte esterna c'è il foro dove far passare il cavo. Tutto il rocchetto, come se dovessimo posizionarci sulla colonna più piccola, infiliamo il cavo. Testiamo anche qua rapidamente il funzionamento. Vedete, corona grande, il trim, corona piccola e il trim della corona piccola. Perfetto. Passiamo ora all'installazione dei cavi dei freni, che è un'operazione veramente molto molto semplice. Basta tirare la leva. Il cavo è infilato in questo foro e nel corrispondente foro che vedete in fondo al corpo della leva finché non esce da questa parte, molto semplicemente. Posizionate il pallino di fine cavo in questo modo e vedete che funziona perfettamente il tiraggio leva, senza naturalmente dovete stare attenti a non farlo schiacciare nel meccanismo della leva o in qualsiasi altro punto che non debba passare. Bene, spero che il video sia piaciuto. Abbiamo visto che montare le leve non è un'operazione particolarmente complicata, richiede solo un po' di precisione nel montaggio, nella posizione, anche in base poi alle proprie preferenze di impostazione di guida sul manubrio. Anche l'installazione dei cavi abbiamo visto che è un'operazione veramente semplice, visto che è una procedura che ogni 2 al massimo 3 anni va fatta sempre per preservare l'ottimo funzionamento, l'ottima scorrevolezza dei cavi. Saperla fare da soli è sicuramente più comodo e vi consente anche di risparmiare qualcosa piuttosto che andare da un meccanico. Vi ringrazio allora per aver visto il video, mettete un like se vi è piaciuto, condividete il video e iscrivetevi al canale. Grazie e arrivederci al prossimo video.